Benvenuti a Il Punto settimanale di politica attualità eh, da Palazzo Cesaroni. Siamo nel centro video in questo classico appuntamento con due consiglieri regionali. Oggi, per la maggioranza, Valerio Mancini, Gruppo Lega Umbria. Salve, a voi. Per la minoranza, Donatella Porsi, Gruppo Misto. Benvenuti. Parto subito con l'attualità spicciola prima di entrare nella fase di dibattito. L'altro ieri eh, la Lega a Pontida, non l'ho mai chiesto a un consigliere regionale, ma oggi c'è il consigliere Mancini, quindi innanzitutto lei c'è stato? Io sono un, un fedele eh, frequentatore di Pontida, sono ormai dalla, penso, 96-97 che vado a Pontida, quindi c'ero anche l'altro giorno. Allora, questa edizione che cosa avete detto, che cosa c'è di grosso che esce dall'incontro con i vostri leader? Beh, esce fuori intanto che alcuni governatori come Zayan cominciano a pensare che la pace è necessaria e che non possiamo seguire sempre all'infinito i temi della guerra, quindi le armi. C'è un momento di riflessione che l'Europa deve prendersi l'impegno di portare avanti, perché non ne risentono le economie europee, ne risentono i cittadini e poi. Non ho mai visto ottenere la pace inviando armi, quindi, nella, nella Lega questo, questo, questa questione è molto sentita. Io devo dire che, con largo anticipo, ho detto che non si arriva alla pace inviando armi all'Ucraina. I discorsi che hanno fatto i leader politici alla fine sottace questo principio. Una ricerca eh, necessaria e forte della diplomazia per riportare a. I contendenti in un tavolo ovviamente di eh, diplomazia, dove l'Europa deve finalmente capire che eh, la guerra nei nostri eh, confini insomma, europei non è ammissibile. Questo è il succo. L'altro aspetto. Eh, Salvini dice con le penne, no con Macron. Quindi c'è questo fronte sovranista che in vista delle si concretizza e ne siamo ben contenti. Quindi, eh, segnali positivi di identità eh, di quello che il popolo leghista vuole. Dopodiché, l'Europa o la cambiamo con i leader, che, i nostri rappresentanti che andiamo a eleggere in Parlamento, o secondo me l'Europa finisce perché, come è stato ovviamente detto. Eh, dagli interventi, l'Europa sta creando una marea di poveri, non solo in Italia. Le politiche economiche dell'Europa non sono ovviamente quelle che vogliono i cittadini europei, i popoli europei. Per quello che riguarda in particolar modo l'Italia, la politica europea è contro l'Italia. Voglio ricordare gli interventi sulla carne sintetica, sul, sugli insetti sulle tavole, la battaglia contro il nostro vino con il cosiddetto Nutri-Score e non di meno il non aiuto all'Italia per la questione immigrati, quindi dove sbarcano ce li dobbiamo tenere, finalmente sembra con l'intervento anche della von der Leyen, eh, la, il Premier Meloni, sembra che si prenda questa coscienza, ma mh, tra la prendersi coscienza e arrivare ai fatti io non ne vedo grosse speranze, quindi rimane tutti i dubbi, io ribadisco, sono entrato in Lega una volta per tutte perché si parlava di no euro, no Europa così come era concepita. Soprattutto non immigrazione così come è concepita e ovviamente c'è anche una eh, necessità che l'Europa sia equidistante tra un, un est e un mondo che cambia come i grandi blocchi come Cina, Russia e India, il cosiddetto BRICS, e eh, lo strapotere americano, che in qualche maniera non è più legittimato operare con questi termini. Quindi il sentimento raccolto tra i militanti è questo. Dopo, nei palchi eh, si usa un termine e chiudo più politico, ma il succo che è emerso alla fine è quello che è del sentimento del popolo leghista, in sintesi. È questo. Molto interessante, ci torniamo sugli immigrati. Prima, però, una domanda anche a Donatella Porsi, ex presidente del consiglio regionale, anche ex consigliere del Partito Democratico, attualmente nel gruppo misto. Ma c'è una novità dell'ultima ora perché la vedo. Convocata in un incontro che ci sarà a Foligno venerdì con Giuseppe Fioroni sotto l'egida di Tempi Nuovi. Eh, la novità eh, quindi va forse anche un po' spiegata. Ma, diciamo, di che vabbè, si tratta? Intanto è una novità relativa, perché è la prima volta che sbarchiamo in Umbria, ma in realtà ci stiamo muovendo sul territorio nazionale ormai da diverso tempo. E questa in realtà, diciamo, questa piattaforma nasce. In conseguenza agli eventi dello scorso anno, quando in prossimità delle elezioni politiche io ho abbandonato il Partito Democratico, l'ho abbandonato per le scelte che sono state fatte al nazionale e che ritengo erano state ampiamente anticipate qui in Umbria dalla nuova governance del partito locale. A me l'idea di una terza forza che potesse in qualche maniera collocarsi rispetto alle posizioni che ha... Poc'anzi po' espresso il collega Mancini, che più chiaro di così non poteva essere proprio anche per marcare la mia distanza siderale da quelle posizioni. E da alcune posizioni altrettanto estreme che ritrovo diciamo, nella nuova governance della sinistra. Ecco, si è avvertita questa esigenza e si è, diciamo così, ravvisata la possibilità di riempire uno spazio che va nella direzione di dare una risposta a quel partito dell'astensionismo che sta vincendo tutte le elezioni. Noi di questo non ne teniamo conto, eh, ma dovremmo invece calcolare quanta gente, e non è gente soltanto disaffezionata alla politica, è gente che non trova una risposta nella politica. E quindi questa piattaforma che è nata da alcune persone che sono state espressioni del governo, del Parlamento, che sono attualmente consiglieri regionali, si sta reg realizzando in, tutta, in tutto il Paese nel tentativo di dare un contributo fattivo e diciamo, di collaborazione a questo difficile processo che può portare alla realizzazione di una terza forza. Ieri abbiamo avuto qui a Perugia due esponenti dei partiti rispettivamente Italia Viva ed Azione che stanno dimostrando che sui territori c'è un dialogo molto forte, molto coeso e anche interessato veramente a dare diciamo, una risposta pragmatica ai tanti problemi che Valerio eh, ha da poco diciamo, enunciato, problemi di cui anch'io ravviso la necessità ma l'approccio con il quale questi problemi possono essere risolti è diametralmente lontano dalle loro posizioni. Io me la ricordo la campagna elettorale di Fratelli d'Italia e della nostra Premier attuale quando l'anno scorso diceva che la pacchia era finita per l'Europa. Abbiamo visto come passando da una posizione di opposizione dove è facile gridare degli slogan che ci, li, ci aiutano a, a conseguire un consenso, a conseguire anche veramente tanti voti come quelli che hanno eh, preso e che li ha portati a governare. Eh, poi si sia cambiato totalmente registro e ci si sia accodati, compresi i ministri che eh, della Lega fanno parte di questo governo, a un registro che potremmo diciamo così, ascrivere al governo Draghi, che qualcuno contestava e di cui si è fatto esattamente tutto. Se noi togliamo alcuni eh, spot eh, come la creazione dei tanti reati che sono serviti sicuramente a governare un po' il disagio e eh, le richieste che dalla base di questi partiti arrivavano, poi le misure reali di governo e l'approccio con il rapporto europeo ci danno proprio un'immagine un plastica di come governare sia un'altra roba. E poi, magari, se su questo ci vogliamo entrare, entrerò anche nei dettagli e dirò quello che penso. Tornando a tempi nuovi, con, molta, con molto pragmatismo sta cercando di raccogliere una parte di quei popolari che eh, nel tempo e soprattutto nel 94 si sono trovati costretti a scegliere tra l'andare a destra o l'andare a sinistra. Quindi ricalcando un po' la, il solco di un bipolarismo che non poteva vedere altra soluzione, al potersi ritrovare e provare a costruire una proposta alternativa con chi vorrà starci. Ci sono molti contatti, c'è molto lavoro. C'è anche molta, diciamo così, tatticismo, perché io capisco che lasciare posizioni comode, come poteva essere per me, quella di stare nel PD, un partito che comunque sta intorno al 20%, per gettarsi nella mischia a costruire qualcosa di diverso è, è un'impresa un non facile, ma io nei sogni ci credo. Credo nelle persone che hanno dimostrato nel tempo di essere, diciamo così, fattive di aver guardato veramente al bene della comunità e non alle prossime elezioni con un risultato da conseguire e da consolidare per guadagnare il consenso perché poi lo abbiamo visto lo vediamo anche in questa regione, ecco, la Lega è arrivata a governarla, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti e io registro quotidianamente e magari non denuncio con la frequenza con cui facevano i miei colleghi che oggi sono in maggioranza e che sono all'opposizione e che quando erano all'opposizione, diciamo con quell'enfasi e con quel voler accendere gli animi della mia comunità. Eh, non denuncio con quella foga e con quella, quella veemenza perché il mio stile, il mio modo di fare è un altro, io sto lavorando anche dall'opposizione per il bene dell'Umbria come ho sempre fatto, cercando laddove è possibile di trovare momenti anche di collaborazione e proposte tante che non sono state mai ascoltate, questo lo posso dire, ma la soddisfazione è aver visto poi magari copiare i nostri atti, copiare i miei atti, dire ma sì forse su questo ci hanno ragione e poi vedere realizzate poche delle cose che abbiamo proposto e devo dire anche male, perché poi la situazione dell'Umbria al di là di tutto la conosciamo tutti, qui ci si, si, ci si sono messe le medaglie di alcune situazioni che sono naturali e non dovute naturali, dovuti a fattori esogeni al governo della regione e non dovute all'azione dell'attività di governo vedi la crescita, vedi i numeri del PIL eccetera eccetera con troppa facilità e con la stessa facilità poi eh, si è scaricata la responsabilità di tutte le questioni negative su chi aveva governato prima, su chi c'era prima. Io credo che governare sia un processo molto complesso e molto delicato, quindi come il PIL risente di fattori esogeni dalla regione, dinamiche altre, ampie, più lontane da noi, eh, la stessa inflazione non è una cosa che possiamo attribuire come responsabilità al nostro governo regionale, ma con la semplicità con cui si ragiona da quella parte verrebbe da fare la stessa, diciamo così. Mancini c'era lei all'opposizione nella precedente legislatura con Porsi presidente. Io è stato bello essere all'opposizione la Presidente Porzi si ricorda insieme al collega Liberati, l'abbiamo combinate di ogni, quindi noi le facevamo opposizione, quindi se la collega Porzi pensa ovviamente di dover opporsi magari a delle inefficienze, eh, bisogna farlo nei modi per cui queste battaglie uno le crede, probabilmente se non sono vementi come lo sono state le mie, magari eh, al di là dello stile politico forse non sono così suffragate da, eh, da fatti. Io dico semplicemente che governare, eh, e qui siamo d'accordo, consigliere Porzi, diciamo l'unico ministro che ha fermato l'immigrazione si chiama Matteo Salvini e ha un, un numero considerevole di processi penali e penso un numero enorme di cause civili promosse eh, da vari soggetti, che sono anche quelli problemi giuridici. Dopodiché eh, come si suol dire, quando l'interesse nazionale in questo paese viene difeso, eh, forse si sbaglia, perché evidentemente non c'è una cultura della coscienza nazionale e delle istituzioni. Matteo Salvini ha eh, cercato con i suoi tegreti di, di far emergere quello che ormai sanno tutti, anche i magistrati, che l'immigrazione non è un fatto solo antropologico collegato a una necessità dell'individuo di trovare un luogo migliore per il suo futuro e dei suoi figli, ma è anche una politica attuata da organizzazioni criminali, come ovviamente le stesse procure stanno puntualmente di volta in volta eh, scoprendo. Come Questo volevo integrare la domanda, che la gente si chiede con il governo di centrodestra la, la situazione da persone come Sabina fatto arrivare i 5000 non è. Ecco. Quindi, cioè il problema non è questione di molte volte idee, è di uomini e donne per cui quando si dice una cosa, io penso di essere uno tra i consiglieri che si dice una cosa la fa, e, e, e questo molte volte costa, costa anche di, di antipatie, costa di avversità politiche, lo sa benissimo la stessa collega Porsi, se no non cambiava partito, e, e, e questo è il problema, no? Cioè, dove uomini intellettualmente liberi pongono, al servizio dei cittadini, la loro persona, con i loro principi, molte volte in questo paese, in qualsiasi regione, in qualsiasi istituzione non è, come si dice, utile, diciamolo, ai cittadini, perché è la verità, questo succede in tutte le regioni, succede in tutti i governi, bisogna riprendersi il valore della politica, cioè... Il politico che eh, perora una causa sempre cercando di rispettare la legge fino all'ultimo minuto molte volte si innesca in una contrarietà di poteri e di logiche che nulla hanno a che vedere con il benessere dei cittadini. Ripeto, se l'inflazione che richiama, che è un tema, le bollette adesso a ottobre torneranno le famose bollette da 500 euro al mese. Cioè, anche lì eh, ha ragione, sono cause esogene. Ma indotte da politiche europee sbagliate, da politiche aggressive verso un grande paese produttore di energia, da un'incapacità relazionale e diplomatica dell'Europa antica, la sua totale inesistenza e inconsistenza politica nello scacchiere eh, mondiale, che porta a recidere rapporti e la nostra economia ne ha risentito. Al di là di tutto. E cosa, chi ci ha guadagnato? Le multinazionali dell'energia del resto del mondo, tra cui ovviamente gli Stati Uniti dove il gas ce lo fanno pagare, dato che sono amici ben più di quello che ce lo faceva pagare la Russia, e le nostre economie, come in Germania, iniziano a soffrire, le famiglie iniziano a soffrire e ovviamente a via del governo che c'è tutta l'economia ne risente. Questo è il tema che, secondo me, si innesta in un contesto anche di disaso di sociale dovuto a un fenomeno, tornando all'immigrazione, che è assolutamente ingestibile lo diceva Giulio Andreotti eh, che l'Europa non può essere l'Italia eh, quando, quando l'Italia protesta è contro l'Europa quando l'Italia ha bisogno d'aiuto l'Italia non è Europa perché è quello che vediamo e, però bisogna dire a un certo punto gli elettori anche basta il discorso che diceva collega Porzi alla fine la gente non va a votare perché qualunque sia il soggetto che propone un programma politico, alla fine non lo attua. Ecco per cui la gente, il primo partito è quello, l'abbiamo visto all'ultima elezione a Terna, direi che ha vinto, 55% dei elettori non è andato a esprimere un voto, il che dovrebbe allarmare la politica. Eh, Porzi vuole intervenire sì, sul, sul tema dell'immigrazione? Proprio... aggiungo che ieri il prefetto esatto. Gradone ha detto che eh, la situazione da quando lui si trova qui a Perugia, in Umbria, è mai come ora. Di, ah. di, ah. di ah. difficile ah, controllo. 120. Allora, prima ah, è mille, poi altri 50, cioè sta diventando un problema e, ed è un problema che riguarda, ricordiamocelo, persone, no? Persone per che... me questa è la prima cosa. Stiamo parlando di persone, stiamo parlando di soggetti che con tanta facilità alcuni politici hanno lasciato in mare anche naufragare, mi permetto di dire, su cui, su cui si è fatta soltanto una speculazione e si è pensato intanto di poter risolvere un problema andando a fare un patto con l'Egitto che rispetto a chi lucra sulla questione della migrazione su questo sono d'accordo con il collega Salvini eh, e con il collega Mancini, Grazie. che ho già promosso al leader. Eh? Una eh, volta senatore, adesso eh, segretario, va benissimo. C'è chi lucra su questo fenomeno dall'altra parte della sponda del Mediterraneo. Questo è un tema su cui noi dovremmo sicuramente agire. ma mi permetto di dire, le espressioni di Mancini mettono in evidenza tutte le contraddizioni in seno a questa maggioranza, che ha capito bene che nonostante non hanno una visione comune su niente... No, e, no, per, chiedo scusa, la maggioranza per, di questa regione o quella nazionale? No. Beh, potrei dire la stessa cosa con degli esempi pratici che vanno dal sistema nazionale a quello regionale, no. perché più volte ti ho visto lasciato, lasciare l'aula in segno di protesta, ti ho visto attaccare i tuoi assessori senza condividerne le cose. Quindi eh, eh, il, il concetto è molto Ma ampio. Condividono e... i cittadini. Ma dopo... sì, questo è giusto. <ride> cioè... Però torno un attimo sul tema della, della migrazione e vorrei che tu mi lasciassi finire no, su no, questo. Sì, sì. Questo è un tema che non può essere semplificato che il problema è complesso e che va affrontato nella sua complessità con tutte le sfaccettature che questo rappresenta, siamo d'accordo, non si può andare a questionare con gli unici due paesi con cui potevamo avere un accordo come Francia e Germania, come ha fatto in, all'inizio la Meloni, per poi trovarsi le porte chiuse anche di quelli che un minimo di disponibilità in, nel tempo l'hanno hanno dimostrata. Aggiungo, il piano Mattei... Ehm, una bella espressione di cui vi siete fregiati per poter in qualche maniera calmare le situazioni. I numeri sono drammatici. Sulle ONG avete fatto una battaglia, sui porti sicuri un'altra. Piante Dosi ha detto che non sarebbero stati fatti delle tendopoli per accogliere i migranti che oggi arriveranno e che ieri, giusto per placare gli animi dei vostri elettori, avete detto che saranno tenuti per alcune specifiche situazioni 18 mesi, per altri 12. Tutti insieme generando situazioni di difficoltà e di pericolo per le comunità, a differenza di quanto avveniva con il sistema dell'accoglienza diffusa su cui tanto abbiamo lavorato, che faticosamente si era riusciti a costruire e che potevano permetterci un minimo di possibilità di integrazione, poi sappiamo pure che la gente che arriva disperata e ne abbiamo viste di famiglie, io sfido a fare una, una nostra proprio autocritica e un esame di coscienza, noi genitori dei nostri figli di fronte a una morte sicura, ce l'avremmo messi sulla barca per sfidare eh, e lasciare quelle situazioni? Sì, lo avremmo fatto tutti, lo avremmo fatti tutti Valerio. E quella gente che arriva e che abbiamo lasciato morire a 10 metri dalla riva, la potevamo salvare? E la lezione che ci danno i lampedusani, che anche ieri sono stati intervistati mentre si gridava all'ordine pubblico che non veniva mantenuto, invece erano soltanto persone accolte dagli imprenditori locali che si sono prodigati per dargli da bere, per dargli da mangiare. Ma noi cosa siamo? Siamo o non siamo degli esseri umani? Accanto a questo ci vuole un'altra politica europea e su questo sono d'accordo con te, ma per cambiare Dublino, per cambiare Dublino su, cui, su cui abbiamo tutti delle grandi responsabilità, voi in primis, l'accordo con Francia e Germania è un accordo su cui non bisogna assolutamente tentennare, perché è da lì che passa. E allora io non sono convinta come te che senza Europa l'Italia sta meglio. Vai, vai, e lo abbiamo. Eh beh, fate, vabbè, fate eh, beh, è scusa, però mi fai finire? L'Inghilterra Mi fai finire? Sono però io, siccome sono una convinta europeista, a io differenza no. tua, eh, beh, ma lo sappiamo bene, Valerio, sappiamo bene che fate finta di dire che volete un'altra Europa, ma in realtà state solo cercando di distruggerla. E, si da solo ma non è così, <ride> ma non sarà così, me lo auguro e mi auguro che nelle prossime elezioni quelle che hanno scatenato la vostra competizione interna, perché state insieme solo per governare come a Roma, come in Umbria. No, no, eh, permetto, sì, cioè, eh sì, noi almeno ci abbiamo avuto Umbria, noi ci abbiamo in il coraggio di... Nell'Africa cioè, che di Non ci allora. sono cose che ci uniscono. Allora facciamo vedere, fare facciamo vedere le foto ai cittadini, Ma io ce l'ho qua, di un cittadino voglio. perugino malmenato in casa sua, va in ospedale e quando torna... L'est comunitario che lo occupa, ne ha parlato anche al tg 3 Quella è l'immigrazione, allora, ne parliamo. Ma, ma, lo vogliamo intervistare? Ma ha parliamo invece anche della Tg3. sanità, Valerio. Quella no, che parli, ha fatto quasi morire un ragazzo per spostarsi da Spoleto a Foligno. Parliamo, e quella è la sanità che questo, voi avete distrutto perché attraverso Perché il portafoglio degli italiani non è incapace, così è, è, incapace, infinito per incapace. mantenere. Milioni di persone che non hanno capacità non possiamo, di mantenersi. Non possiamo ci sono, ci sono, proprio no, dirlo possiamo, ai telespettatori che voglio essere chiari. Non possiamo accogliere l'Africa, siamo d'accordo, no, no, ci no, vuole no. un piano Mattei che funzioni no, no, no. e che non sia solo uno slogan, ci, ci vogliono politiche di accoglienza nel frattempo Quando? capaci di e ci vuole eh, vabbè, fare un secondo pare da 5 minuti grande possiamo di grande, dire concerto, possiamo dire il resto le politiche mondo, geniali dell'Europa e della NATO quando hanno bombardato la Libia disintegrando uno stato Va bene, le ah, cosiddette via, primavere possiamo, arabe no. eh. e allora abbiamo disintegrato uno Stato e poi ce lo troviamo noi. E Questo serve alle politiche... Un muro no, io non costruisco nulla, io dico semplicemente mm. che donne e bambini assolutamente vanno salvati, ci sono delle nazioni in Africa dove queste donne vengono infibulate, i bambini venduti. Questo è un tema che è una vergogna, che l'Europa nella sua totalità, se è Europa lo tratta. Dopodiché arrivano tratta, so arrivano arrivano, arrivano no, no, no. dei signori muscolosi che vengono vai, vai. col telefono e vanno a cattonare e molestare, se non peggio, ce n'abbiamo una bella risma capanne, quelli devono tornare a casa loro. E quanti ricatti e... avete fatto, Valerio? Oh no, sì, ma, dimmelo, no, ma no, è perché ci sono eh, quindi, ma siamo d'accordo, se canciare, vogliamo Valerio, fare basta una legge semplicissima sì, e arriva dopo la decretti. corte qui decretti. e arriva la sentenza qua. E la sentenza Valerio, sopra, noi abbiamo i carceri in Umbria, dovete saperlo, un terzo sì. abbondante dei nostri detenuti mm. vengono da alcuni paesi africani cioè oltre la metà dei nostri ospiti nelle patrie galere di questa regione sono estracomunitari questo dovrebbe dire il governo faccia una legge chiara che questi ma signori domani vengono, siamo mai ricercati. siamo d'accordo perché quando c'è stato un segretario parola, politico che ha voluto fare da senso. ministro il ministro per difendere i confini è finito a processo in mille poteva rifare il ministro visto che siete in maggioranza non è in opposizione ma io quando debattiamo Salvini. Matteo eh, Salvini sì, ha fatto il è ministro il che è finito a è il processo premier. altri oggi facciano la stessa cosa ma, eh, a, chi è a, ma, certo. ma a chi lo ma, dice a me? ma ci sei ma, tu in governo no, con Lammeroni? Eh? veda collega Porzi voi avevate è... un grande ministro si chiamava Minniti Insieme, so insieme a Salvini i due grandi ministri dell'interno, siccome facevano il loro lavoro, a quei poteri non facevano vale, comodo io, e sono andati via. Ho capito, ce la batte facciamo chi un accordo, Binniti e Salvini, io la io fermiamo l'immigrazione, va bene. Pibine, Minniti, Minniti che era un grande ministro insieme a questa Salvini, gli altri allora. non allora. mi sembra che... abbiano Va bene, comunque facciamo una cosa, la posizione è semplice, questi signori siamo in grado in Italia 56... 58 milioni di cittadini, di cui 10 milioni è stato di povertà mantenere ancora milioni milioni di persone no. perché ecco Ti appunto basta ma basta. qual è la soluzione Me la vuoi li vedere? rimandi a casa loro come però perché non lo so non lo so come sono arrivati come oh. sono arrivati li rimandi ok eh, allora possiamo fai questa dirmi? proposta c'hai il tuo vice premier ah, fai, va, potrete io, essere sicuramente problem. molto io, io, comunque a Pontina in tanti io, tutti i voli le posizioni lei ha cambiato partito io le ho mantenute ma su questo sono rimasta sempre io guarda la mia coerenza e la mia trasparenza cioè io non ho cambiato partito, sì, è sì, il partito che ha cambiato. No, Ricordo la camicia verde appuntita, eh, oh, non, la, a Pontina, non la, la camicia azzurra allora, o a o con l'arco baleno Io ero in camicia verde. Grazie Valerio Mancini. È ho la lasciato la vostra originale. discussione perché, anche se concitata, era eh, vivace citare, importante. Eh, pensiamo in modo totalmente opposto È tanto bello andava in sviscerato il discorso e andava fatto il confronto. Solo slogan, adesso rimane. Mezzo minuto per uno perché abbiamo proprio terminato e allora la domanda, cioè avevo altre domande molto importanti, in 30 secondi la cambio, qual è l'emergenza numero uno che deve essere affrontata eh, escludendo questo ragionamento che abbiamo fatto fino adesso, magari pensando alle proteste che la gente sta mettendo in atto per il lavoro, per la sanità? una pillola però, quindi un concetto, un'idea, porsi. la sanità. Sulla sanità dove avevano promesso Mari e Monti qui in Umbria sono riusciti a distruggere quello che c'era. Il DM 70 è un paravento che utilizzano per mascherare e per giustificare tutto quello che non stanno facendo e tutti gli errori che hanno fatto, che hanno portato a svuotare i nostri ospedali di primari, di personale qualificato che sta lasciando la nostra regione e il nostro sistema sanitario regionale. Il DM70 esiste per tutte le regioni d'Italia. Noi siamo precipitati da livelli di qualità e di benchmarking sempre nelle tre posizioni del podio da quando dal 2012 esiste questo sistema di valutazione a Registri veramente inqualificabili. È di ieri la notizia che un giovanissimo ragazzo ha rischiato di morire per il trasferimento che, tra l'altro, hanno dovuto fare in autonomia firmando e assumendosi una responsabilità la famiglia tra, tra Spoleto e Foligno. Il sistema non è assolutamente governato, e su questo tema, poi gli altri sono tutti importanti. Voi sapete quanto io tengo alla scuola e quanto su questo mi sono spesa nel corso di questi anni, sia in maggioranza che in minoranza, ma la sanità la è sanità, la priorità. La sanità diritto di replica consigliere Mancini in pillola anche lei in, ma minuto... in pillola lei ha detto quello che c'era, quello che c'era rimasto era ben poco anche alla luce delle note vicende giudiziarie Come con la... questa cioè dire. Ma non ho detto neanche altro, quindi... No, diciamo, L'ultimo minuto... Eh, eh, cioè, della allora, è... che io, uso le, le, io capisco che la collega Porzi, insomma, ha un po' di, <ride> di memoria corta, però diciamola, dicevo, quello che eh, c'era della sanità prima dell'arrivo della Presidente Tesei era una sanità che ci è rimasto ben poco con eh, autorevoli esponenti del mondo politico e non solo indagati per reati, i cosiddetti sanitopoli. Dopodiché arriva, dopo neanche tre mesi, da quella data la pandemia, che è durata due mesi, che io chiamo tecnicamente pandemenza, gestita malissimo a livello di governo e i dati ne, ne sono evidenti. Dopodiché quello che dice la... Eh, la ma io lo dico, la chiamo pandemenza. Non sono d'accordo. Sono tra l'altro l'unico consiglio regionale che non si è vaccinato, quindi la posso chiamare con questo termine. Assenza di senno, pandemenza vuol dire. Allora, detto questo, e resta il fatto che eh, in questa questione le, eh, le regioni d'Italia escono con una marea di debiti. L'Umbria 28, mi pare che la Toscana mezzo miliardo di euro. Queste sono le cifre che ballano. Se, se devo dire che la sanità viene da anni di riduzione di eh, costi, vogliamo fare l'elenco da monti... Eh, a Gentiloni, Renzi, no, tutti i tagli. ah, taglianti, <coughs> e io ho detto sempre per coerenza agli elettori, il tema se dobbiamo dare i milioni ai cararmati a Zeleschi, prima di dare i cararmati a Zeleschi dai i soldi agli ospedali, alla sanità pubblica, ne abbiamo dati 3 miliardi e 200 cararmati, 700 milioni in una notte hanno deliberato, io ho sempre detto e lo ribadisco al di là di quello che penso nel partito. Le armi no, la sanità sì. Poi si se torna sempre lì: abbiamo chiuso decine di migliaia di posti letto in nome di una sanità più efficiente. Non mi pare che allo scoppio della pandemia in Italia eravamo preparati, non c'era neanche un piano pandemico. Quindi sono anni che la sanità pubblica è sotto attacco ed è evidente che adesso inizia ad apparecchiare una tavola. Con un tovagliolo, è inutile che la stiri, quella è e alla fine arrivano i buchi. E sono i casi che possono essere quelli che ha detto la collega Porsi, ma ce ne potrebbero essere altri. Quindi siccome la popolazione sta invecchiando, siccome ci sono malattie croniche in aumento, bisogna spostare quella che è un'enorme spesa farmaceutica, compresa quella vaccinale assurda per portare l'investimento nella prevenzione e nella figura del medico, dell'infermiere, dell'oste e di tutto il comparto sanitario, certo. rilanciare la struttura umana e sanitaria e non spendendo i soldi nei cararmati a La faccia da solo la guerra, a noi ci interessa la sanità nazionale, quindi anche in Umbria come in Toscana come in Ne Chiarissimo, quindi tempo penso scaduto. più di così, vanno da oggi che lo dico, eh, da solo. Ringrazio il quando... consigliere Mancini, ringrazio il consigliere Donatella Porsi e tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento alla prossima trasmissione tra 15 giorni.